Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino e con una prospettiva molto bella, quella della chiesa di San Pio da Pietrelcina, 1 luglio 2024. Sono passati 20 anni dalla consacrazione della chiesa intitolata a San Pio. Un prodotto della santità di Padre Pio, così fra Paolo Maria Cuvino, il provinciale dell'epoca, al giorno della consacrazione, ha sottolineato quanto è stato importante che il motore di questo enorme progetto, durato 10 anni, che ha permesso di innalzare questo monumento di fede, è stato proprio Padre Pio. Come ha più volte ripetuto, questa splendida chiesa è stata voluta sì dai confratelli, ma attraverso un desiderio di Padre Pio. Quando l'antica chiesetta settecentesca del convento di San Giovanni Rotondo si rivelava insufficiente proprio per accogliere i tanti fedeli che giungevano da ogni parte del mondo, e quindi erano in procinto di costruire la chiesa grande di Santa Maria delle Grazie, allora lì il proposito di Padre Pio: fatela grande la chiesa, fatela grande. Ma il giorno della consacrazione del santuario di Santa Maria delle Grazie, il 1 luglio del 1959, fu proprio lo stesso Padre Pio che lo definì scherzosamente una scatoletta di fiammiferi. Ma che cosa avete fatto? Una scatoletta di fiammiferi? Bene, nel 2004, dopo 10 anni esatti dall'inizio dei lavori, le porte di questo grande santuario, di questa grande chiesa, si sono spalancate, si sono aperte per accogliere tanti pellegrini. Una grande basilica, ecco, un grande santuario innalzato a Dio in onore di San Pio da Pietrelcina. E qui mi piace ricordare anche tanti altri confratelli di Padre Pio che oggi non ci sono più e che dal paradiso insieme a San Pio da Pietrelcina fanno festa per questi 20 anni. In modo particolare il frate che ha seguito tutti i lavori di questa grande costruzione, padre Gerardo Saldutto, che anima e corpo si è dato per vedere questa chiesa realizzata finalmente, poi qualche anno fa è scomparso. E oggi sicuramente padre Gerardo e tanti altri confratelli di Padre Pio che oggi non ci sono più fanno festa per questa giornata di grazia. Ecco, questo grande santuario, questa grande chiesa, per riprendere un testo di padre Gerardo: bella come il paradiso, grande come il mare.